tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con i prodotti preferiti del periodo che, se non sbaglio, l'ultimo video fatto così è stato tipo 2 mesi fa, quindi direi che è arrivata l'ora di un preferiti del periodo. Diciamo che io questo video lo faccio, come vi ho detto anche in quegli altri video che ho fatto sempre di questa tipologia, quando mi sento effettivamente di avere dei preferiti, più di uno che sto usando costantemente e senza accorgermene entrano nella mia routine perché appunto mi piacciono tanto. Questo perché mi rendo conto che un preferito è un preferito quando appunto ti ritrovi ad usarlo spesso, sia per un motivo che per un altro. Ovviamente sono tanti i motivi per cui possono essere usati, quindi ne ho trovati alcuni da proporvi in questo video e sono di tipologie tutte diverse, quindi prendo un po' di food, un po' di beauty, un po' di tutto, e ho anche aggiunto un'altra tipologia di, se vogliamo dire, di categoria per questo video che secondo me può essere carina e ve lo dirò a fine video, diciamo, adesso vedo se dirvelo durante il video a fine video. Allora, io partirei con un prodotto inaspettato, inaspettato perché uno dice, ma uno parla di cibo, parla di passati. Raga, io sì, perché io il cibo lo amo, penso sia una delle gioie che abbiamo per fortuna nella vita e quindi io amo il cibo e amo mangiare bene. Sapete, faccio sempre svuota la spesa, chi mi ha visto gli svuota la spesa precedenti lo sa perché l'ho già detto tante volte, però penso che meriti qualche minuto, qualche secondo di menzione anche in questo video, ovvero il sugo al basilico di Jolly Colombiani. Raga, intanto di Colombani, scusate, intanto c'è questo sugo tipo costa 1 euro, credo, comunque poco, e lo prendo alla Coop. Tutti dicono ma la Coop costa, la Coop costa. Allora, sicuramente non è straeconomico come i discount, però prima accetti buoni pasto, secondo io mi trovo bene, ho sempre mangiato cose comprate alla Coop. E se non prendete cose di marca o comunque molto conosciute come Barilla, Knorr, quelle cose che costano soprattutto per la marca, non per dire che non sono buone, però la marca costa, è normale, e fidatevi che fate delle spese spendendo poco anche alla Coop. Comunque, questo sugo è buonissimo e vi giuro, Loris mi diceva un sacco di volte: proviamo a prendere un sugo al basilico. Io non so perché nella mia testa avevo sempre in mente che il basilico non mi piacesse. Cavolata, perché alla fine anche le pizze, no, che mettono sopra il basilico, tipo le classiche pizze napoletane, poi sì, non si mangia perché di solito è tipo un condimento, no, che dà sapore, non è che lo mangi, un po' come dire l'aglio quando metti il pezzo d'aglio, che poi vabbè, io a volte le mangio queste cose, non è un problema, però non lo so, ero convinta, vi giuro, che non mi piacesse. Abbiamo anche preso il basilico in foglie, anzi vorremmo anche fare tipo una piantina qui in casa dove appunto fare il basilico, quindi magari ce lo faremo anche noi, però questo è un sugo pronto, veramente, che appunto è pronto, quindi in 2 secondi siete già a posto, avete già il vostro sughetto fatto, e questo raga è buonissimo, cioè sembrerò pazza a parlare così di un sugo, ma ne sono entrata in fissa. Io sono una che col cibo varia, soprattutto nei pranzo cena, cioè cerco sempre di variare spesso perché se no mi annoio, se dopo un po' mi stanco. Tipo, fatemi sapere se anche voi avevate la mamma che quando vi faceva da mangiare una cosa e voi per sbaglio vi azzardavate a dire sai che è buona questa cosa, mi piace molto, che poi vi ritrovavate i 3 mesi successivi a mangiare solo quella medesima cosa perché tu quella volta ti sei azzardato a dire che ti piaceva tanto. A me succedeva sempre, quindi poi io arrivo ad odiare una cosa perché mi piace un sacco e poi inizi ad odiarla, un po' come dire le canzoni, no? Che ti fissi tanto con una canzone e poi dopo ti stufi perché l'hai ascoltata troppo tempo e non la sopporti più. Ecco, io faccio così con il cibo e questo io lo sto mangiando molto spesso, non dico tutti i giorni, ma vi dico la verità, mi ispira tanto e lo amo. Adesso basta, direi che ci ho dedicato anche troppo tempo, però provatelo, non so se lo vendono anche in altri posti, alla Coop sicuro c'è, e questa marca secondo me è anche buona perché costa poco, alla Coop è una penso di quelle meno costose, ma è veramente buonissimo. Quindi niente, questo è straprovato, come vedete questo è vuoto, l'ho finito ieri sera e ve l'ho voluto far vedere apposta perché è veramente top, buonissimo. Ok, andiamo avanti. Restando così in discorso food and beverage, se si dice così, queste tisane che ho scoperto o l'anno scorso o l'anno prima, no, l'anno scorso credo, le ho comprate. Solo che l'ho comprate tipo troppo tardi, l'ho comprate che stava già arrivando l'estate, quindi no, forse quest'anno l'ho comprate. Vabbè, raga, non importa. Comunque le ho comprate e le avevo sfruttate poco perché poi non era più freddo e questa è buonissima quando è freddo. Questa, raga, c'è veramente, ve la stampo qui davanti, prendetela.
Prendetela perché è la tisana più buona che io abbia mai sentito. È una tisana, no? Dovrebbe essere una tisana, se non sbaglio. Sì, l'Angelica Emozioni al Cacao, che tra l'altro ho visto che ci sono altre tipologie di queste tisane, tipo la vaniglia, la mandorla, e le voglio provare. Peccato che Loris, oddio, Loris odia queste cose, cioè non è che le odia, però lui, Loris è uno molto, insomma, che spende soldi solo per quello che effettivamente serve. Questa non è che serve, è una coccola, però fidatevi che nella prossima spesa cercherò di intrufolarla nel carrello, una, non, se non questa, una tipologia perché mi ispira un sacco. Comunque, venendo a noi, è buonissimo perché è cacao, cocco e caramello, quindi già tre cose che io amo, ma tra l'altro è buonissimo nel latte, cioè c'è praticamente sta bustina che tu la metti. Allora, io non ho ancora capito se il tè in inglese è solo latte o è acqua con un po' di latte, non lo so, non l'ho ancora capito. Comunque io questa l'ho provata nel latte caldo e soprattutto in questi giorni che ho avuto un po' di mal di gola. Raga, buonissimo, meglio del Chobar, perché comunque, allora intanto dipende dalla quantità di latte che mettete, quanto è grande, tutto. Però allora, se è poco, cioè se è poco latte, quindi questa bustina, diciamo, soddisfa tanto, si sente proprio come una specie di cioccolata calda. Se invece avete più latte del normale, qua no, ci sono tutti i vari quantitativi. È più soft, però lascia quel retrogusto veramente buono. E secondo me è anche meglio del Chobar. Cioè, il Chobar è bello corposo, no? Ci sta il Chobar, è buono da bere, o comunque in generale la cioccolata calda. Questo è un pelo più soft, ma vi dà quella coccolina, quella cosa proprio invernale, autunnale, buonissima. Io, amante di questo periodo, come non faccio ad amare certe cose, ve la consiglio un sacco. Io questa la trovate sicuramente alla Coop, perché io vado sempre lì, però anche in altri posti, secondo me. Fatemi sapere se voi l'avete già provata, cosa ne pensate? Perché io sono innamorata. Cambiando un attimo categoria, vi parlo di questa hand cream, crema mani di Sol de Janeiro, che ve l'ho fatta vedere forse in un video ultimi acquisti qualche tempo fa. E raga, allora intanto potete vedere da quanto è stretta, che l'ho usata un sacco, è stupenda. Cioè, questa crema, allora, come idratazione c'è di meglio, quello sicuro, infatti forse d'inverno è un po' poco idratante, se vogliamo dire, ma il profumo, cioè sa di, allora sa di caramello, perché questa profumazione in particolare gialla, arancione di Sol de Janeiro, appunto caramello, salato, una cosa del genere, io vi dico, non sento proprio il caramello, però è dolce, è buono, poi persiste. Io ogni volta che metto questa crema, che sia in casa, che sia in giro, c'è Loris, i miei colleghi, chiunque mi chiede che cavolo di profumo sto indossando ed è questa crema. E veramente sono innamorata. La sto centellinando perché mi piace un sacco sentire il profumo e tutto. L'unica pecca, se vogliamo dire, è che non è super idratante, quindi secondo me è più una cosa forse estetica, cioè non estetica, però per profumo, no? Però siccome idratazione c'è sicuramente di meglio, ma è veramente un amore. Quindi, cioè, se potete, prendetela, provatela, perché veramente non ve ne pentirete. E restando in ambito Sol de Janeiro, torna il Brazilian Kiss, che ve ne ho parlato sicuramente in altri video, adesso non so quale, però questo Brazilian Kiss Lip Balm, raga, è la cosa più idratante per le vostre labbra che possiate mai provare in vita vostra. Cioè, veramente, allora, intanto, vabbè, adesso lo sto un po' tirando fuori per farvelo vedere. L'unica pecca, ma proprio l'unica, se proprio ne dobbiamo trovare una perché siamo pignoli e ne vogliamo trovare una, è che è un po' grosso insomma, non so come dire, quello che si mette, è grosso. Però ha un pro questa cosa, perché magari d'inverno, no, che si crea tipo qui sopra tutte quelle pellicine, pelle secca, quindi diciamo che idratate bene, però raga, allora il profumo è buonissimo, è come questo, il profumo è questo, forse un po' meno persistente perché magari va sulle labbra, non so, ma è veramente super idratante. Cioè, avete presente quei burro cacao classici che voi li mettete, magari sul momento sentite questa bella idratazione, però è tutta finta, perché dopo già un minuto che l'avete messo, già siete di nuovo secchi, avete bisogno di metterne in quantità industriale. Questo invece ve le idrata un sacco. Io l'ho scoperto, mi sembra l'anno scorso, l'anno prima, non lo so, perché io ultimamente con gli anni, soprattutto quando c'è il Covid, mi sfaso tantissimo, però l'avevo provato perché non trovavo un cavolo di lip balm che mi soddisfacesse abbastanza, no? Perché sentivo, soprattutto io d'inverno, inizio sempre a essere molto secca, ho bisogno proprio di le labbra, soprattutto di tanta idratazione, che proprio mi si spaccano, mi si creano quelle righette. E allora ho detto,
Proviamo questo perché non mi ricordo da chi avevo sentito parlarne molto bene e io ho detto, beh, effettivamente non costa poco perché mi sembra che costi comunque come lip balm. C'è da dire che vi dura, perché comunque è abbastanza grande. Io questo lo sto usando da forse un mesetto, poco meno, diciamo da quando è iniziato ad esserci di nuovo il freddo, freddo, freddo e la quantità adesso è questa, io lo uso abbastanza, diciamo che era un poco più, diciamo, cioè secondo me vi dura abbastanza, però ne vale la pena perché veramente è troppo valido, vi giuro. Quindi fidatevi di me, fidatevi veramente e provate a prenderne uno, secondo me non tornerete più indietro. Io ne ho provati di altri lip balm in questo periodo, soprattutto d'estate perché d'estate ho meno bisogno, quindi per anche usarli gli altri ho iniziato a usarne altri, ma questo è il migliore. Poi in ambito make-up vi consiglio questo correttore di NARS, che adesso il nome non mi viene, ma penso sia l'unico che ha NARS. Questo, come vedete, è in piccola taglia, non ho preso quello grande perché volevo provare. Poi comunque quello grande sì, vabbè, costava sui 30 euro, questo 15. Io ho la colorazione Light 2 Vanilla, che secondo me è azzeccata. L'ideale sarebbe avere anche una colorazione leggermente più aranciata per togliere un po' l'occhiaia. Però vi giuro raga che questo contorno occhi all'inizio non capivo bene come mai fosse tanto famoso, tanto conosciuto, tanto parlato bene, insomma, no? Con tante recensioni super positive. E ho capito il perché. Perché primo ne basta veramente poco, quindi anche se ha un costo abbastanza elevato, vi dura perché ne basta proprio una goccina. Perché raga, secondo me uno degli errori che facciamo di più è usare troppo prodotto in generale, ma soprattutto col correttore. Perché mettendo tantissimo prodotto rischiate appunto di creare troppo prodotto e quindi fa tutte crepe, un brutto effetto. Questo ne basta poco per coprire, quindi questo è già un super pro, ma non mi fa le pieghette. Cioè, vi giuro, io ho sempre avuto il problema col contorno occhi e col correttore in generale che mi facessero tutte le pieghette, che in teoria è normale, cioè a volte anche con questo mi capitano, soprattutto dopo un po' di ore che lo tengo. Però questo se lo lavorate bene, non ne mettete troppo, lo mettete nei punti giusti, vi dura tanto, non vi fa macchia e poi sembra che non avete nulla. Cioè, vi giuro, non avete tipo l'effetto spessore, no? Che a volte si crea. Sembra che non avete nulla. Quindi se siete persone per dire che non mettono fondotinta, tipo io di solito non metto mai fondotinta e niente. Tipo in questo periodo io un po' di fondotinta lo sto mettendo perché sono in un periodo che ho la pelle disastrata, quindi un po' di fondotinta meglio che lo metto. Però se tipo voi siete abituati a mettere solo appunto la crema idratante, magari un po' di correttore, un po' di mascara e basta, uscite di casa così. Questo è perfetto perché non si vede. Quindi è l'ideale per i make up, insomma, quel make up lì, no? Che vuol dire che sei truccata, ma sembra che non sei truccata. Quindi questo correttore ve lo consiglio un sacco. E se ne trovo altri che secondo me performano così, ve lo dico. Per esempio, anche quello di Mesauda, come vi avevo detto, secondo me è ancora, cioè, molto valido. Però non, sinceramente non vi so dire se è valido come questo perché boh, non me lo ricordo più. Sinceramente lo dovrei confrontare, però di quello ne va già un po' di più. Questo invece è proprio una goccina ed è perfetto. Poi NARS comunque è il primo prodotto penso che io provo del prodotto del marchio NARS, e però si sa che è molto valido, ne parlano tutti un sacco bene. Ho detto ascolta, per un cavolo di correttore una volta mini size proviamo e sono super contenta. E cosa anche molto importante, ha tantissime colorazioni, quindi sicuro beccate le vostre. Io l'ho presa online, mi sono fidata un po' del mio intuito e ci ho preso col colore, quindi provate anche voi a vedere, a capire se non andate magari in un Sephora che abbia NARS, che li sbocciate un po' e fate un paragone. Sempre in ambito make-up vi consiglio un sacco questo illuminante che sinceramente non so quanto costi, non ne ho idea, non ho guardato, quindi non mi uccidete se costa un rene. E questo Super Glow di Natasha Denona, che è un illuminante che adesso vabbè non si leggerà mai la scheda Super Glow perché è tutto specchiato, ed è questo illuminante che non è per niente male. Adesso copro magari lo specchio, è questo colore che vi avevo già fatto vedere forse in un video tipo Get Ready With Me, ed è un colore oro soft che una volta sbocciato è molto delicato e ve lo faccio vedere se riesco. Non riesco a farvelo rendere bene. Comunque è un colore che praticamente è molto soft, quindi come illuminante sicuro è top. Anzi, sapete cosa faccio? Me lo swatcho nel palmo della mano se riesco, che secondo me può rendere di più. Ecco, vedete?
Ecco, guardate la mia mano qui, l'ho messo qua, no? Vedete che è molto soft, quindi sicuramente sul viso è molto valido se vi piace l'illuminante, però non troppo strong, non troppo presente. Questo secondo me è veramente perfetto. E io però lo sto usando soprattutto, e per questo è un preferito del periodo, sugli occhi, perché io diciamo che per tutti i giorni, anche perché sono di fretta, magari non sono una che in generale si trucca tantissimo, io amo vedere sugli altri trucchi belli colorati, belli forti, belli strong, ma su di me non me li vedo e non sono neanche capace, sono sincera. Quindi io preferisco su di me dei trucchi semplici, poche cose ma giuste ad hoc, e questo quando non ho tanto tempo, oppure non ho tanta voglia di fare cose troppo particolari, lo metto sulla palpebra dell'occhio in maniera molto grossolana e uniforme e mi illumina l'occhio un sacco. E essendo un illuminante è luminoso, quindi illumina l'occhio, ma non è strong, quindi è molto soft come effetto, è molto carino, poi comunque vi girate e brilla un po'. Cioè, è veramente un sacco carino. Io questo l'avevo trovato nel calendario dell'avvento dell'anno scorso e sto iniziando a sfruttarlo adesso, quindi non vi so dire il costo, non so se esiste così piccolo, se c'è solo grande. Non ve lo so dire, però per me è un illuminante top, sia come scopo di illuminanti in sé, ma anche appunto come ombretto, così in 2 secondi da mettere sulla palpebra. Mascara di Nabla, questo mascara di Nabla, il Vicious, che se vi ricordate quando l'abbiamo provato insieme nel video non ero tanto convinta, cioè nel senso sì mi piaceva anche ma boh fino a una certa, invece ho notato che è un validissimo prodotto, intanto il pack raga, cioè parliamone, pure il mio ragazzo Loris fa ma cos'è questo mascara, ci è rimasto colpito pure lui che non gliene frega una mazza dei trucchi. Questo mascara è veramente valido perché allora ha un bellissimo effetto corposo, vi dà volume, lunghezza, vi dà tutto quello che volete, è molto nero, l'unica pack che dovete lavorarlo bene, non è uno di quei mascara che in 2 secondi avete già l'effetto finito e uscite. Quindi questo mascara ve lo consiglio solo se avete tanta pazienza, avete voglia di star lì con le ciglia, lavorarle per bene, che vi giuro che se state lì del tempo viene un effetto pazzesco, ve lo posso assicurare su qualsiasi cosa, che se avete anche le ciglia secondo me più schifosine che del mondo, secondo me risulta validissimo, che è veramente veramente un sacco carino. Quindi secondo me se volete provare un mascara del genere, che comunque secondo me è un costo medio, non costa neanche troppissimo, e avete voglia di un mascara comunque con un bel packaging perché secondo me è molto carino e fa la sua figura e salta all'occhio, ma comunque anche che avete bisogno di star lì del tempo a lavorarlo, questo è veramente top, vi dà un effetto super aperto e non fa grumi, quindi non è che più prodotto mettete più fa grumi, no, è molto liscio, si lavora bene, non si secca immediatamente, quindi non avete problemi di poi con gli strati e tutto perché sta lì che lo potete un po' lavorare, e secondo me è super positivo, quindi provatelo perché è top. Bene, ritornando ad altre categorie, vi parlo di queste cuffie Bluetooth che ho comprato su Amazon, non si vede niente perché è tutto nero. Comunque vabbè, adesso ve ne faccio vedere una, adesso si attiverà sicuro qualcosa. Sono delle classiche cuffie Bluetooth e vedete tipo la classica forma di Apple ma nere. Le ho prese perché erano in sconto e vi giuro che per me sono state un po' la svolta, perché quando mi sveglio la mattina presto oppure mi metto a fare dei lavori in casa, cose che passo da una stanza all'altra, mettere queste cuffie mi fa tenere sempre sotto controllo quello che appunto succede nel computer. Io di solito le metto collegate al computer e quindi non devo stare tipo a stoppare, tipo io tante volte faccio le pulizie, faccio qualcosa, metto il computer di sottofondo e poi appunto faccio le cose, però magari mi capita che devo stoppare perché devo andare dall'altra parte e portarmi il computer appresso. Queste no, ve le collegate così continuate ad ascoltare e secondo me è top. Sono ottime anche la mattina quando mi sveglio presto che magari non voglio dar fastidio a nessuno e sono veramente utili perché sono molto silenziosi, sono top. Bene, adesso arrivano le ultime 3 cose che vi dico preferite del periodo, ovvero canali YouTube che ho scoperto nell'ultimo periodo e li sto amando. Penso sia carino aggiungere anche questa tipologia, visto che io sono una che ama YouTube, io consumo tantissimo YouTube durante il giorno, quindi penso che sia anche d'obbligo aggiornare voi e sapere di canali che secondo me possono essere veramente utili, carini e con persone che stimo, sinceramente, secondo me può essere carino. Quindi il primo canale che vi consiglio, che ho scoperto da poco, da meno di un mese, è il canale Oh Mamai, magari vi lascio qui qualche screen, qualcosa. È una ragazza di Roma che praticamente
tratta di casa, di pulizie, io l'ho scoperta appunto perché cercavo qualcosa in merito alle pulizie, parla di ricettine perché lei ha perso tantissimi chili, bravissima veramente, ha perso un sacco di chili, quindi fa molte ricette sane, fa dei video motivazionali e poi mi piace proprio come parla, la sua voce, molto rilassante, mi piace un sacco come ragazza. Sto guardando un sacco di suoi video, è veramente un sacco interessante e secondo me può essere utile anche a voi, se vi piacciono i miei video, molto probabilmente vi possono piacere anche i suoi. Poi questo canale, raga, è una fissa assurda. Elisa True Crime, ve ne ho già parlato, non so se su YouTube, su Instagram sicuro, che questa ragazza è diventata un sacco virale ultimamente, ne sento parlare da un sacco di persone. Io l'ho scoperta veramente per caso perché su YouTube mi è finito nei suggeriti un suo video. Cosa strana perché non mi sono mai più di tanto interessata alle storie crime e l'ho guardato e boom, da lì è partito un amore incondizionato. Ho mandato così per curiosità, così per farlo vedere, un video a Loris per farglielo vedere, anche lui è rimasto colpito e vi giuro da quest'estate noi siamo entrati in fissa, ci siamo guardati tutti i suoi video, non sto scherzando raga, tutti i suoi video, forse non ne abbiamo visti due sul paranormale perché io mi cago sotto sinceramente, però del resto li abbiamo visti tutti e mi ricordo appunto quest'estate ce li siamo mangiati, tipo eravamo in macchina, ci mettevamo un video di Elisa True Crime, ogni lunedì e venerdì esce un suo video e noi subito pronti a guardarli. Penso sia uno, se non l'unico, dei pochi canali che ho visto veramente tutti i video che ha fatto. È una ragazza con un talento assurdo, io non so come faccia a prendere così tanto, a dire così tante cose e a lasciare incollato tutto il tempo davanti allo schermo, sa veramente un sacco di cose, racconta queste storie crime, delitti, sparizioni, tutte cose un po' di questo mondo, tipo chi l'ha visto, però ha modo di raccontarlo che ti avvolge, perché io ne ho visti di altri video di storie crime, ma non sono come quello che fa lei, cioè è tutt'altra roba. Lei mi piace un sacco, vi consiglio di seguirla, perché se non la conoscete, se non l'avete mai seguita, fidatevi che dopo aver visto un video avrete voglia di guardarne miliardi. Ragazza super in gamba, super brava e anche super carina secondo me, quindi andate a seguirla che ve lo consiglio un sacco. Ultimo canale YouTube e ultima cosa che vi dico preferita del periodo, che è proprio freschissima, saranno tipo 4-5 giorni ma mi sto anche di questa mangiando i video, è il canale YouTube A Creative Life. È questa ragazza che ha la mia età, è del 96, che ho capito, penso, abiti dalle parti di Roma, perché ho visto un sacco di video tipo che da una parte è Reggio Calabria, no? In un altro video dall'altra parte, insomma è sempre in giro, ma penso sia di Roma, anche dall'accento. È una ragazza bravissima, a parte che guardare i suoi video mi fa venire una voglia di, non di luxury, però di... lei è tutta molto elegante, molto fine, una ragazza si vede proprio minimalista sotto un certo punto di vista, ma fine, no? Con le persone che magari hanno poche cose ma buone, non so, mi dà questo vibes qui. È veramente una ragazza brava, ne sa appacchi su home decor, su anche l'editing, fare video, copertine, contenuti per Instagram. Vedo che veramente fa dei contenuti molto belli, penso abbia anche studiato per questo. Parla un po' della sua vita, di quello che fa, delle sue esperienze e passa anche dei messaggi molto positivi perché fa anche video motivazionali. Secondo me è una ragazza veramente un sacco in gamba. Purtroppo non so dirvi più di tanto perché appunto ho iniziato a vedere, ho trovato un suo video, mi sembra boh, 4-5 giorni fa. All'inizio non ero proprio convinta, ho detto boh, non lo so, poi ne ho guardato un altro, boh, mi sono iscritta subito, secondo me è una ragazza veramente in gamba, che merita, e le ragazze giovani bisogna un po' supportarle, perché vedo spesso che su YouTube vanno un sacco i gamer, i maschi, che fanno magari contenuti divertenti e tutto, ma le ragazze a volte sono un po' più snobbate sotto certi punti di vista. Quindi se vi può piacere il vlog, outfit, idee, tutte queste cose un po', non so come dire, un po' instagrammabili, vi consiglio di seguirla perché è veramente un sacco brava. Bene, e anche per oggi abbiamo detto tutti i miei preferiti del periodo. Spero che, non so, in qualche modo vi siano state utili queste cose che vi ho detto in questo video. Io vi consiglio al 100% tutto quello che vi ho fatto vedere, tutto quello che vi ho detto, perché appunto, se no, non sarebbe in questo video, ovviamente. Vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione nel caso non foste ancora iscritti, che vi aspetto a braccia aperte. Uscirà molto presto un altro video, quindi alla prossima e ciao a tutti! Grazie.